Per il sesto anno siamo qui a Castelmarte per la marcia non competitiva in ricordo di Davide Carbone. Davide era un ragazzino che con i suoi fratelli purtroppo non c'è più e che i cui genitori hanno deciso di raccogliere dei fondi per finanziare una ricerca sull'epidemia propionica. Ecco, qui abbiamo il dottor Martinelli, che è colui che sta studiando a Roma all'ospedale del Bambino Gesù questa malattia e sembra che cominci ad avere qualche piccolo successo. Si vuole dire dove, a che punto siamo con questa ricerca, diciamo, e lo scopo di questa ricerca? Lo scopo di questa ricerca è quello di definire la storia naturale della patologia, di comprendere i meccanismi patogenetici e trovare delle cure che possono aiutare i bambini a star meglio e che possano favorire un miglioramento della storia naturale della patologia. In 3 anni di studio abbiamo fatto molti risultati nella comprensione della patologia e abbiamo anche disegnato il percorso di un trial sperimentale, cioè di una sperimentazione con un nuovo farmaco che stiamo adesso testando in bambini con un organico acidure che affine all'acidemia propionica, perché la principale organico acidure in Italia è il difetto di cobalamina C, e da questo studio speriamo di trarre dei risultati utili per curare meglio i bambini con acidemia propionica. Nello stesso tempo siamo entrati a far parte di una rete europea che comprende 13 paesi in Europa per definire meglio come vanno i bambini e la storia naturale della patologia e disegnare delle linee guida di trattamento che siano comuni in tutti i paesi europei. Ecco, diciamo che i primi risultati abbiamo visto stanno apparendo, diciamo, e penso che siate anche abbastanza contenti di questo, immagino. Ecco. Ma ci sarà la possibilità un domani di proprio materialmente di riuscire a combattere questa malattia che purtroppo sembra che sono pochi casi nel mondo, però quelli che ci sono fino adesso sono stati tutti, diciamo, si sono conclusi con una morte molto precoce di questi bambini. Ci sarà una speranza appunto di riuscire a combattere con, noi raccogliamo i fondi anche con questa marcia, cioè quanti soldi ci vogliono ancora, quanti anni dovrà studiare ancora il dottor Martinelli per avere... Questi percorsi sono spesso molto lunghi, tuttavia i risultati che stiamo ottenendo ci rinfrancano sulla possibilità di ottenere sempre più dei miglioramenti nello standard di cure che diamo ai bambini, quindi di migliorare volta per volta la qualità della vita e di migliorare il danno d'organo in questa patologia nella speranza di riuscire un giorno a trovare una cura definitiva. Ecco, quindi sicuramente questa marcia aiuta molto a raccogliere fondi e a finanziare questa ricerca. Ci sono anche altre attività che l'associazione La Vita è un Dono fa in favore, diciamo, della ricerca e che contribuiscono a dare fondi. Noi sicuramente desidereremo averne ancora di più per magari affiancare un altro ricercatore al dottor Martinelli quando sarà professore, quando avrà vinto il premio Nobel che avrà scoperto la cura per questa malattia, no? Il sostegno dell'associazione La Vita è un Dono è stato un sostegno enorme per questa ricerca, è stato un sostegno sia economico che umano che ha permesso uno di lavorare molto e di progredire nello studio, ma anche permesso di acquistare una macchina, un apparecchio, penso uno spettrometro di massa che garantisce di studiare meglio nel sangue, nell'urina dei bambini affetti i marcatori di patologia che ci permettono di diagnosticare la malattia e anche di verificare il trattamento a distanza. Quindi è stato un sostegno estremamente importante per la nostra ricerca. Ecco, dottor Martinelli, noi siamo sicuri che l'anno prossimo ci rivedremo ancora e mi auguro con maggiori successi, con ancora nuovi risultati su questa ricerca, perché noi faremo di tutto per raccogliere ancora più fondi per poter finanziare magari anche con l'acquisto di ulteriori macchinari, non so, vabbè, il Bambino Gesù a Roma penso che sia ben attrezzato, però... Certo, però siccome questi macchinari sono spesso molto, molto costosi e molto impegnativi per quanto riguarda la gestione, il lavoro dell'associazione con il finanziamento anche di personale adeguato che è in grado dal punto di vista
biologico e biochimico di studiare con questa macchina è un sostegno estremamente valido che ha permesso anche di costituire una rete, un gruppo di lavoro molto importante al Bambino Gesù per studiare l'acidemia propionica. Ecco, quindi noi adesso rivolgiamo un appello a chi ci ascolta, ricordiamo l'associazione La Vita è un Dono, voi se andate in internet potrete vederla sul web digitando sul motore di ricerca La Vita è un Dono. E salutiamo il dottor Martinelli e arrivederci un altro anno. Grazie mille.